Uno spettacolo triste che nemmeno la pandemia è riuscita a cancellare. Va in scena sempre e comunque, sulla strada, dalla periferia di Bari a quella di Roma. Quanti anni hai tu? Qui parlare di norme anti-Covid è qualcosa fuori dal mondo, dei controlli nemmeno l'ombra. Si arriva addirittura a mettere in dubbio l'esistenza del virus. No, io non credo nel coronavirus. Perché non ci credi? Ma tu non hai paura del Covid? No, non che esista. Tu pensi che non esiste il coronavirus? Addirittura circa 4 giorni fa la Romania sono morti più di questo vaccino. Sono poco più che ragazzine, quasi tutte rumene, in vendita per pochi euro. 30 ormai. 30 poca c***a. Tamponi, mascherine. Sì. Perché ridi tu? Se vuoi andiamo qua dietro a piedi, così non c'è paura di voi. Alla pelle. Meglio, no? Dove andiamo poi? Qua dietro? Almeno 80.000 le prostitute in Italia, rese ancora più schiave dalla crisi economica e da quella sanitaria. Se tu non fai questo lavoro, che lavoro puoi fare? Che lavoro posso fare? Vado da lavorare da 800, di qua è l'affitto e 600. Che mangio? Se io faccio un lavoro normale? Quanto sono adesso in casa integrazione? Se non ho vita che non prendo la casa integrazione, si deve. Si devo andare a sua mamma o soldi di Romania? Che tutto va avanti ugualmente anche per chi riceve i clienti in appartamento. Basta dare un'occhiata alle decine di siti specializzati. Ciao Camilla, sono Francesco, io sto a Marina di San Nicola. Tu dove stai? Tesoro, io sono alla disco. Mi regalino parte da 70. Tu fino a che ora lavori? Ma fino all'una, alle 2, no? Ma non c'è il coprifuoco alle 22? Ma vengono, si fanno dei portati, gli uomini sempre trovano una maniera di venire a sfogare. Senti, ma fa nulla che siamo in zona rossa? No, io no. Quindi lavori lo stesso? Se vuoi per 150 si fa con preliminari scoperto, lavarti le mani, che dobbiamo fare in più, non ci baciamo sicuramente. In attesa che qualcuno apra gli occhi su questa bomba sanitaria, c'è chi, nonostante tutto, è riuscito a cambiare, come Anna, dopo una vita su Via Salaria, a Roma. Cioè, io ho smesso per il Covid, capisci? E poi anche perché era ora di smettere, perché i miei figli non ne potevano più. Voglio dare un messaggio buono, bello, di una persona che riesce a smettere quella vitaccia e rifarsi una vita normale.